compagne, cari compagni, care amiche, cari amici, io vorrei cominciare con una nota personale. Il mio primo contatto col PC e l'eurocomunismo ho avuto come membro di un gruppo marxista di Berlino nato dopo il 78 studentesco. Entusiasta della scoperta di un partito comunista di massa con una strategia e una pratica chiaramente differente di quello che conoscevamo come socialismo reale, abbiamo preso contatti e abbiamo pubblicato molti testi sull'eurocomunismo nella rivista nostra, che allora si chiamava Contributi al socialismo scientifico. Adesso questa rivista si chiama semplicemente Socialismo Socialismo, e questa rivista, malgrado tutte le difficoltà, in particolare economicamente, esiste ancora e gioca un ruolo, credo, notevole nella sinistra, nel dibattito della sinistra tedesca e anche europea. In questo contesto, quando abbiamo scoperto l'eurocomunismo e questo tipo di partito comunista, ci sono stati molti incontri con rappresentanti del PC, con altri gruppi della sinistra italiana e anche con rappresentanti del movimento sindacale. Si sono sviluppati contatti tra la sinistra italiana e una notevole parte della sinistra tedesca, con la socialdemocrazia in particolare, perlomeno per quanto riguarda la sinistra, dentro e anche fuori della SPD. Credo che sia utile di ricordare che il periodo di cui parliamo, cioè negli anni 70 e 80, era un periodo caratterizzato da un lato da una crisi dello sviluppo capitalistico sempre più aspra. Ricordo alla crisi mondiale molto profonda negli anni 74-75, e questa crisi non era solo la conseguenza dell'aumento del prezzo del petrolio, come si diceva, era anche l'espressione del carattere della crisi dello sviluppo capitalistico. Dopo tanti anni di prosperità è ritornato il capitalismo normale con i crisi ciclici. Questa crisi naturalmente ha messo anche in difficoltà le conquiste dello Stato sociale. Dall'altro lato però, questo periodo è stato caratterizzato anche di un risveglio dopo il 68 studentesco e il 69 operaio, con movimenti di liberazione crescenti sul livello mondiale, con un rafforzamento delle forze socialiste, progressiste e democratiche in Europa. Per quanto riguarda la Germania, vorrei ricordare la famosa frase di Willy Brandt: mehr Demokratie wagen, osare più democrazia. Ricordo alla politica di distensione nel contesto della coesistenza pacifica, la nuova politica di fronte ai paesi dell'est iniziato da Willy Brandt, la Ostpolitik, di cui ha già parlato Paolo Cioffi. Io vorrei ricordare al Movimento per la Pace, che giocava un ruolo molto importante in questo periodo, e io vorrei ricordare anche alla politica molto progressista di Olof Palme, cui assassinio fino ad oggi non è stato veramente chiarito. Non era un processo lineare, però. Ci sono stati anche brutti colpi, come per esempio il colpo di Stato in Cile, 73, la politica del rollback degli Stati Uniti e anche il veto, di cui ha già parlato anche Paolo Cioffi, il veto all'ingresso dei comunisti italiani nel governo italiano. Uno dei promotori era
anche il cancelliere socialdemocratico Helmut Schmidt. Questo processo, molto contraddittorio in questo periodo, ha avuto naturalmente delle conseguenze per la politica della sinistra, e in questo periodo c'era anche il famoso compromesso storico. Io non vorrei parlare adesso su questa cosa, su questa scelta strategica che è stato criticato in modo molto duro. Vorrei soltanto dire che una valutazione di questa scelta deve prendere in considerazione questa situazione che abbiamo avuto negli anni 70-80 e deve prendere atto degli avvenimenti di questo periodo. In questa situazione economica, sociale e politica si è sviluppato l'eurocomunismo, cioè una strategia di alcuni partiti comunisti dell'Europa occidentale col PC come promotore principale. Il nucleo di questa strategia era la concezione di una politica autonoma per superare il capitalismo partendo dalle condizioni dei paesi capitalistici sviluppati e tenendo conto anche dei cambiamenti dei processi produttivi nella struttura della classe operaia e anche dei cambiamenti nelle relazioni sociali caratterizzati da una pluralità maggiore per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita. Io credo che questo sia molto importante, che noi abbiamo avuto modificazioni per quanto riguarda la struttura della classe operaia e anche per quanto riguarda le relazioni sociali. E in conseguenza un elemento cruciale di questa concezione dell'eurocomunismo era il riconoscimento della democrazia non solo come mezzo ma anche come fine. Cioè la via al socialismo deve essere una via democratica e il socialismo deve essere organizzato democraticamente. E un'altra conseguenza era anche che una società socialista deve garantire la libertà personale. Credo che questi sono stati elementi molto importanti. Questa concezione di una politica comunista basata sulle condizioni economiche e sociali di paesi capitalistici sviluppati richiedeva anche un'autonomia di fronte al movimento comunista mondiale dominato dall'Unione Sovietica. Era ovvio che una tale politica provocava anche conflitti con altri partiti comunisti appartenenti al blocco sovietico. Però era un lungo percorso, un lungo processo fino a questo, in virgolette, famoso strappo con la dichiarazione che la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre e delle esperienze dei paesi socialisti sia esaurito. Questo processo sicuramente è stato accelerato di alcuni avvenimenti molto gravi come l'intervento in Cecoslovacchia, l'occupazione da parte dell'Unione Sovietica di Afghanistan oppure lo stato d'assedio in Polonia all'inizio degli anni Ottanta. Secondo Santiago Carrillo, il segretario generale del Partito Comunista di Spagna di allora, la conquista dell'autonomia di fronte all'Unione Sovietica era uno dei punti più difficili. E vorrei ricordare che anche Georges Marché, il segretario generale del Partito Comunista francese, un partito comunista tradizionalmente più vicino a Mosca, ha dichiarato che l'appoggio assoluto dell'Unione Sovietica non può essere più la prova dell'internazionalismo. Sono stati questi tre partiti, il PC, il Partito Comunista di Spagna e il Partito Comunista Francese, e la loro dichiarazione comune nella metà degli anni 70, che sono stati considerati come partiti dell'eurocomunismo. Però eurocomunismo, questo non è
una cosa regionale, per esempio anche il Partito Comunista di Giappone è un partito comunista, e più la concezione politica che sta caratterizzando l'eurocomunismo. Gli elementi centrali, questi sono noti, è un nuovo internazionalismo con l'autonomia, in particolare per quanto riguarda l'Unione Sovietica, però, e questo è molto importante anche oggi, con una collaborazione più intensa a livello europeo. Secondo elemento è il riconoscimento dell'importanza fondamentale della democrazia e la considerazione, prendendo in considerazione anche le condizioni specifiche dei singoli paesi. E quando si parla della terza via, si deve tenere conto che non era la terza via tra capitalismo e socialismo come era a volte stata proposta dalla socialdemocrazia. La terza via in questo senso significa la terza via al socialismo, criticando tanto la politica del cosiddetto socialismo reale quanto i deficit della politica socialdemocratica. Era in particolare Berlinguer chi ha sempre criticato fortemente le politiche socialdemocratiche e loro incapacità di superare i limiti dello sviluppo capitalistico. Dall'altro lato è chiaro però che il rapporto con la socialdemocrazia, con i partiti socialisti e socialdemocratici europei, tra cui in particolare con i socialisti francesi e la socialdemocrazia tedesca, era un elemento centrale della politica di Berlinguer e del richiesto nuovo internazionalismo. Questo rapporto faceva parte della strategia di Berlinguer di creare un'alleanza delle forze comuniste, socialiste e democratiche più ampia possibile. Questa strategia si spiega con la situazione politica specifica in Europa che ho già menzionato all'inizio, cioè il confronto dei due blocchi, i tentativi di ridurre le tensioni attraverso una politica di coesistenza pacifica e di distensione. In questo periodo, già detto, stava crescendo molto anche il movimento per la pace. E chiaramente occorreva una collaborazione europea più stretta. In più c'erano le esperienze con la politica del Robreck, il riconoscimento di una maggioranza di 51% non sia sufficiente per una politica orientata al superamento del modello capitalistico e il bisogno della creazione di un blocco sociale più ampio, ritenuto già necessario da Gramsci, e il rapporto con la socialdemocrazia tedesca non era sicuramente un rapporto molto facile. Ci sono stati molti problemi sia in Italia sia in Germania. C'erano in particolare problemi con il Partito Socialista Italiano, il PSI, che richiedeva un rapporto privilegiato con la SPD, e questo PSI ha fatto, come tutti sappiamo, una politica abbastanza ostile nei confronti del PC. Dall'altro lato, naturalmente, anche per quanto riguardava la SPD, questo rapporto con i comunisti italiani è visto un po' come tradimento al fratello socialista italiano. Anche nel PC stesso c'erano opinioni e atteggiamenti diversi. Mentre per esempio Napolitano richiedeva un rapporto più stretto con i socialisti italiani nel contesto di una strategia puramente riformista, Berlinguer era molto più critico nei confronti dei socialisti e della socialdemocrazia. Anche per quanto riguardava la socialdemocrazia tedesca c'erano atteggiamenti e interessi diversi di fronte al rapporto col PC.
Naturalmente c'erano anche quelli che si aspettavano una socialdemocratizzazione del PC e un allargamento della socialdemocrazia europea. E questo è stato un tumore molto condiviso anche da partiti comunisti, tanti comunisti, che questa via di Berlinguer sia una via totalmente riformista e una rinuncia alla rivoluzione. Un altro elemento molto cruciale per quanto riguarda questo rapporto tra socialdemocrazia e il PC riguardava la politica estera, perché si aspettava attraverso questo rapporto un rafforzamento della politica di distensione in Europa. Non è stato per caso che uno come Carsten Vogt, che è stato responsabile per la politica estera, in particolare responsabile anche con le relazioni con gli Stati Uniti, è stato uno dei promotori di questo rapporto con il PC. Sono stati questi motivi anche per quanto riguarda la politica di distensione. Per la sinistra, dentro la socialdemocrazia e per le forze politiche in questo ambiente, il rapporto col PC era particolarmente interessante per la riformulazione di una strategia socialista. Negli anni 70 e 80 c'era anche in Germania una ampia discussione nell'ambiente socialdemocratico e socialista per quanto riguardava la strategia politica nei confronti della crisi dello sviluppo capitalistico. Peter von Oertzen, uno dei massimi rappresentanti dell'ala sinistra della socialdemocrazia, constatò che con la politica dello Stato del benessere e con le riforme sociali, le condizioni di lavoro e di vita della classe operaia e dei ceti inferiori sono stati migliorati notevolmente, ma constatò anche che la politica dello Stato sociale non era in grado di superare la crisi che è caratteristica per lo sviluppo capitalistico. Nello stesso tempo, dal nuovo governo conservatore, le conquiste sociali sono state minacciate. Per questo von Oertzen richiedeva la creazione di un'alleanza ampia per una politica delle riforme, un accordo tra le forze socialiste dentro e fuori della SPD sulla base di un consenso politico-economico minimo, con l'obiettivo di ottenere una maggioranza nella società, cioè conquistare un'egemonia sociale e culturale. Questo concetto di un progetto riformista come base, ma anche come punto di partenza per una politica che va oltre l'orizzonte del modello capitalistico, assomiglia fortemente al concetto del cosiddetto riformismo forte proposto da Berlinguer. Parte essenziale di un tale progetto doveva essere anche una politica di distensione e di disarmo e una collaborazione più stretta in Europa. Il nucleo del rapporto tra eurocomunismo e la socialdemocrazia e anche nella relazione tra i partiti che si ritenevano eurocomunisti era il dibattito sulla formulazione di una strategia riformista e socialista. Riforme sì, per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, però questa politica non è sufficiente. La grande questione era come sia possibile di aprire la prospettiva per un'altra città, una società socialista, evitando tanto gli orrori del socialismo reale quanto i limiti della socialdemocrazia, che si tradizionalmente concentrava sulla questione della distribuzione e meno sulla riorganizzazione della produzione e del lavoro.
In questo contesto, secondo è molto importante, secondo me, la questione della proprietà, che molte volte, anche in mia opinione, è un po' trascurata. Questi dibattiti sulle strategie di una politica socialista tenuti negli incontri tra comunisti italiani e socialisti tedeschi, dentro e fuori della SPD, visti da oggi, hanno ancora una grande importanza, sono di grande attualità. Perché anche oggi si pongono le stesse questioni. Chiaro, abbiamo una situazione totalmente diversa, completamente diversa, economicamente, socialmente e in particolare politicamente. Dopo il crollo del muro e il collasso dell'Unione Sovietica sono crollate in gran parte anche i partiti comunisti o sono perlomeno stati ridimensionati considerabilmente. Anche la socialdemocrazia europea ha cambiato molto e ha spostato il neoliberismo, cui espressione più indicativa è il documento Schröder-Blair. Questa strategia è clamorosamente fallita. Era un gran errore da parte dei partiti socialdemocratici e socialisti di abbandonare la cultura del lavoro alla cultura dell'impresa, credendo che le contraddizioni antagonistiche del capitalismo non esistano più. Un grave errore, come si vede con la grande crisi finanziaria e economica di oggi e in conseguenza con la crisi europea, che proprio dimostrano il contrario. Non si può risolvere questa crisi con il ricetto neoliberale perseguito per esempio dalla Troica. Occorre una politica alternativa e sono gli stessi problemi e sfide che sono discussi nell'ambiente dell'eurocomunismo, anche se il contesto sociale ha cambiato e in particolare politica ha cambiato profondamente. Io non vorrei essere troppo lungo, però vorrei caratterizzare molto brevemente la necessaria politica alternativa di cui abbiamo bisogno in Europa. Secondo me ci sono tre elementi essenziali. Primo elemento, un controllo democratico del settore finanziario. Questo riguarda anche il ruolo della Banca Centrale Europea, che deve assumere una responsabilità per lo sviluppo economico, in particolare per creare posti di lavoro e dare un finanziamento diretto agli stati europei, ai paesi europei. Secondo elemento, un'altra politica della distribuzione delle ricchezze, vuol dire un'altra politica fiscale più giusta. Abbiamo bisogno anche di un'imposta sui grandi patrimoni. E il terzo elemento, questo è molto importante proprio in questo periodo, sono investimenti pubblici per mantenere e migliorare e allargare i servizi pubblici, però anche per ricostruire la base produttiva in alcuni paesi europei, in particolare quelli meridionali, distrutta dalla politica della Troica, e per quanto riguarda gli altri paesi, per avere una trasformazione ecologica e sociale dell'economia. Proprio questo punto è molto interessante, perché si può riprendere il dibattito negli anni 60, 70 e 80 durante l'eurocomunismo, cioè la proposta della proclamazione democratica dell'economia. Anche oggi ci vuole un governo politico
dello sviluppo economico. Credo una grande questione è anche la partecipazione da parte del lavoratore, cioè la democrazia industriale. Questi sono secondo me tre punti molto importanti per quanto riguarda una politica alternativa in Europa. Io credo che riprendendo questo dibattito che abbiamo avuto durante il periodo dell'eurocomunismo potrebbe essere utile in questa direzione. È chiaro che ci vuole anche una collaborazione europea molto più stretta. Abbiamo una situazione abbastanza difficile, malgrado il successo che abbiamo avuto come in sinistra nelle elezioni europee, si deve constatare che la sinistra europea è abbastanza debole. La situazione in Europa è caratterizzata da un avanzamento forte della destra, del nazionalismo, del razzismo e della xenofobia, e per questo ci vuole una politica chiara, ci vuole una sinistra con un profilo politico chiaro. E per sviluppare questo profilo politico chiaro ci vuole un intenso dibattito politico. E credo che questo sia molto importante di intensificare il nostro dibattito. Per questo sono molto lieto per quanto riguarda tutte queste conferenze nel contesto dell'anno di Berlinguer, perché questa è una parte notevole, una parte importante del necessario dibattito politico. Io credo che il pensiero di Berlinguer potrebbe essere molto utile per intensificare questo dibattito nella direzione di un rafforzamento della sinistra sul livello europeo di cui abbiamo bisogno. Grazie.